Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dopo l'episodio sulla manutenzione dell'ammortizzatore DVO JDX insieme al nostro Ste, perché siamo qui a Genova da 4GWMP. Direi che è arrivato il momento di mettere le mani sulla nostra forcella Diamond. Anche questa è stata utilizzata dal nostro buon Pialo sulla Spartan per alcuni mesi, quindi è il caso di andare a dargli una bella revisionata. Cosa facciamo Ste? Oggi facciamo principalmente quello che si fa normalmente su queste forcelle, cioè il cambio dell'olio nei foderi, l'olio di lubrificazione, e diamo una controllata generale e faremo lo spurgo e la revisione della parte idraulica, della cartuccia idraulica dove c'è il bladder, che è quella più, diciamo, più sollecitata. Okay. La parte aria solitamente, se non ha problemi, non ha bisogno di revisioni, se non addirittura una volta all'anno, ma certo, un controllino sì, di routine. Sì, però il pistone dell'aria, per esempio, è un componente che nelle revisioni normalmente non si cambia. Ok. Quindi noi lo cambiamo solo se ci sono problemi, okay. Il cliente dice che la forcella perde. Bene, andiamo al lavoro. Per prima cosa togliamo il tappo dell'aria e togliamo la valvola, scarichiamo completamente l'aria da dentro la forcella, così poi ci possiamo lavorare. Adesso andiamo ad aprire la forcella per scaricare l'olio. Qui si dà un colpetto per liberare la cartuccia dentro, se no rimane piantata nel fodero. Stessa cosa dall'altra parte. Ok, facciamo scolare l'olio, che direi che non è neanche messo troppo male. Aspettiamo un po' prima di sfilare completamente i foderi dagli steli e nel frattempo prepariamo il resto, cioè togliamo il tappo dalla parte della cartuccia idraulica dove abbiamo le regolazioni, quindi togliendo il tappo poi possiamo andare a svitare la nostra cartuccia. Andiamo a svitare la parte superiore della cartuccia idraulica, che in questa forcella è a bagno chiuso, quindi adesso tireremo fuori una cartuccia chiusa che sta dentro lo stelo. Quindi l'olio di lubrificazione dei foderi è separato dall'olio della cartuccia idraulica, sono indipendenti. Per mollare usiamo questa chiave, una chiave piatta in alluminio che non segna il tappo della forcella. Perché con le chiavi classiche a bicchiere, se non sono perfettamente piatte, siccome questo bordo è molto basso, si potrebbe rovinare. Quindi con queste non abbiamo problemi. Poi una volta mollato si può usare la classica chiave. Un consiglio per chi fa i lavori magari in garage, a casa. Come vedete questa chiave è perfettamente piatta. Noi l'abbiamo fatta tornire, fresare in realtà, per renderla piatta, per farla aderire meglio al dado sopra, all'esagono della forcella, perché se no le chiavi di questo tipo sarebbero fatte così, smussate, e prenderebbero troppo poco sull'esagono, ne prenderebbero solo pochi millimetri con il rischio di rovinarlo, di spanarlo e comunque di fare un danno anche estetico che sulla testa della forcella si vedrebbe subito. Ecco, qua abbiamo la nostra cartuccia, come potete vedere, è sigillata. Adesso poi andremo ad aprirla per vedere cosa c'è dentro, come è messo l'olio, controllare tutti i componenti, principalmente il bladder, che è quello che vi permette di sentire un'ottima sensibilità sui piccoli urti di queste forcelle DVO, che è una delle loro caratteristiche. Adesso che l'olio dovrebbe essere uscito più o meno tutto, sfiliamo i foderi. Questa forcella, come dicevo prima, abbiamo verificato che non ci fossero perdite, che funzionasse bene, che scorresse bene la parte aria, quindi non c'è bisogno di aprire la cartuccia dell'aria, che è questa, come vedete,
che esattamente come quella della parte idraulica è fissata tramite questo filetto e è indipendente dagli steli. Una volta estratta la nostra cartuccia idraulica, la mettiamo in morsa, apriamo il tappino dello spurgo qua sopra, che è quello che poi dopo ci servirà per far uscire l'aria per spurgare la forcella. Con questa chiave, anche questa è una chiave particolare perché come vedete è stata tornita per renderla leggermente conica per riuscire a infilarla qui e ad aprire la forcella. Svitiamo l'interno e poi arriveremo a tirare fuori tutta la parte delle compressioni. Ecco, adesso vedete che verrà fuori dove c'è il bladder, che in questo caso è leggermente schiacciato, ma neanche più di tanto, se ne trovano di molto molto più schiacciati. Ora faremo un'operazione semplicissima, faremo rientrare l'aria nel bladder in modo che torni nel suo volume originale, in modo da far tornare la forcella ad avere prestazioni ottimali. Quindi, come vi dicevo prima, adesso faremo riprendere al bladder la sua forma e il suo volume originali. Dobbiamo togliere questa clip, spostare leggermente questo tappo, fare un pochino di leva sul bladder facendo ovviamente attenzione a non danneggiarlo, in modo da far entrare l'aria. Adesso, come vedete, non è più schiacciato, è di nuovo nella sua forma. Quindi rimettiamo a posto il tappo e rimettiamo a posto la clip. Ovviamente facciamo sempre una verifica visiva. Se la forcella, come in questo caso, non dà nessun tipo di problema, non è il caso di andare a smontare tutto il pacco lamellare, le regolazioni delle alte e delle basse velocità. Quello si fa se ci sono problemi più grossi o se si sentono dei rumori, quando potrebbe esserci qualcosa di rotto all'interno. Può capitare, ma in questo caso la forcella era perfetta e infatti i pezzi sono tutti al loro posto e tutto perfettamente allineato. Quindi adesso vuoteremo, scaricheremo l'olio vecchio dalla cartuccia. Una volta che abbiamo scaricato l'olio nella nostra cartuccia e abbiamo ovviamente verificato che tutto sia a posto nel bladder e nelle compressioni, ci assicuriamo con una brugola da 4 che il ritorno sia completamente aperto, perché per spurgare la forcella bisogna che il ritorno sia aperto. In questo caso, ovviamente, girando in senso antiorario, è aperto, quindi va bene. Possiamo rimettere la nostra cartuccia in morsa e cominciare a caricare l'olio. Basta semplicemente versare l'olio all'interno e visivamente bisogna più o meno che arrivi circa a questo livello, perché poi vedremo che quando andiamo a rimettere a posto il pacchetto delle compressioni l'olio deve uscire, in modo che sia già fatto e che ci rimanga soltanto da fare l'ultima rifinitura. E sempre olio Motorex 2,5, lo stesso che usiamo anche negli ammortizzatori, che si comporta molto bene. Una volta messo l'olio, facciamo qualche ciclo di compressione dello stelo e potrete notare che comincia a uscire qualche bolla. Vedete qualche bollicina spurgando la prima parte prima di immergere dentro il bladder e le compressioni. Almeno la parte bassa l'abbiamo già spurgata così. Poi andiamo a prendere il nostro componente. Anche qui dobbiamo assicurarci che le basse velocità siano aperte, in modo che tutti i passaggi siano aperti per far passare meglio l'olio e per infilare meglio il nostro pezzo nella forcella. Quindi apriamo le basse velocità e immergiamo. Ora uscirà un po' d'olio, ovviamente. Ci aiutiamo magari con la nostra bussola. Occhio, quando fate questo non spingete troppo forte, sennò vi fate la doccia. Andiamo già a stringere. Io mi aiuto tenendo fermo l'esagono principale con la nostra chiave in alluminio. Ok, non va stretto eccessivamente perché comunque ci sono gli o-ring, quindi non c'è bisogno di una coppia esagerata. E adesso andiamo a spurgare la nostra
cartuccia. Utilizziamo questo, che è un attrezzo che aveva ideato un po' di tempo fa il nostro amico Paolo Accusato, che è uno dei maestri in Italia per quanto riguarda le sospensioni. È veramente super competente e dobbiamo ringraziarlo perché ci ha donato tante ore della sua esperienza negli anni scorsi per insegnarci, anche per instradarci su questa via delle sospensioni. Adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo dell'olio dentro questo bicchiere che è tenuto da questa guarnizione, e adesso non faremo altro che spurgare facendo dei cicli di compressione fino a che tutta l'aria non è uscita e non vediamo uscire tutte le bollicine qua dal bicchiere. Una volta che non esce più aria pompando, vuol dire che la nostra cartuccia è spurgata e pronta per essere rimontata. La cartuccia è spurgata, non escono più bollicine d'aria, quindi adesso andiamo a riprenderci il nostro olio qua nel bicchiere che è pulito, quindi lo recuperiamo perché comunque se ne spreca già abbastanza facendo questo lavoro. Quindi andiamo a reinserire il tappino dello spurgo nel suo alloggiamento. Qua bisogna stare all'occhio prima di tutto che non ci cada, e poi a trovare il buco, però si vede bene appena, soprattutto se si ha la luce sopra. Quindi adesso la nostra cartuccia è a posto, quindi è pronta per essere rimontata sulla forcella. Diamo una pulita, ci aiutiamo con un po' di spray. Ovviamente prima di rimontarla facciamo un test velocissimo, giusto per vedere che non ci siano problemi particolari di scorrimento. Proviamo a chiudere le basse velocità per sentire se hanno effetto. Effettivamente hanno effetto, perché fa molta più fatica a scorrere. Proviamo il ritorno. Importante da fare questa cosa, perché se per caso il ritorno fosse stato aperto troppo, con troppa forza, magari potrebbe rimanere piantato e potrebbe essere spiacevole, perché quando andiamo a rimontare la cartuccia ci accorgiamo che magari il ritorno è rimasto bloccato e a volte purtroppo c'è bisogno di ritirarla di nuovo via per sbloccarlo. Quindi adesso è a posto, gira perfettamente. Facciamo un ultimo check per vedere se il ritorno ha effetto. Effettivamente, come potete vedere, ha effetto. Quindi siamo pronti per rimettere la nostra cartuccia nel suo stelo. Riprendiamo i nostri steli dopo aver dato una pulita. Ovviamente, aver fatto tutti i controlli del caso, possiamo rimontare la nostra cartuccia. Anche qua non è necessario stringere troppo, perché non è un pezzo che fa una particolare tenuta e comunque c'è l'O-ring, quindi per evitare poi di smadonnare quando lo dovrete di nuovo mollare, meglio non esagerare a stringere. Quindi la forcella adesso, la parte superiore è pronta, dobbiamo solamente rimontare i foderi, ovviamente dando prima una bella pulita ai parapolvere, che in questo caso, siccome su questa forcella non erano stati cambiati da molto tempo, possiamo evitare di sostituirli, paraolio e parapolvere, perché qua fanno ovviamente tutte e due le funzioni. Togliamo un attimo le mollette solo per pulirlo meglio, però non abbiamo bisogno del cambio. Puliamo bene anche dentro i residui del grasso vecchio, metteremo un grasso nuovo. Anche in questo caso ovviamente dipende dall'uso che si fa della bici, da quanto si usa e da come si usa. Se si usa, diciamo, normalmente per un normale amatore, appassionato, i paraolio si possono sostituire una volta all'anno. Se invece si va molto forte, la bici si mette tanto sotto stress, sarebbe meglio sostituirli magari un paio di volte all'anno. Ok, adesso è il momento di lubrificare i parapolvere e anche un po' le boccole interne, che secondo me questo è non un trucchetto, però è un consiglio di usare. Io uso questo grasso, che è un grasso molto fluido, specifico per sospensioni, che aiuta tantissimo a migliorare la scorrevolezza delle vostre forcelle o anche dei vostri ammortizzatori. Ne do un pochino all'interno sulle boccole. Non ne serve tantissimo, perché questo è un grasso che rimane attaccato e non ha problemi con l'olio, quindi non viene
non viene intaccato dall'olio e lavato via come succede per altri tipi di grasso spesso, soprattutto quando la forcella si scalda. Diamo invece un pochino di normale grasso da sospensioni all'interno dei paraolio e parapolvere, così avremo una forcella perfettamente scorrevole. E quindi siamo pronti per rimontare i foderi. Ok, siamo quasi pronti per terminare il service sulla nostra forcella. Adesso andiamo a mettere l'olio nei foderi. Noi utilizziamo sempre un olio Motorex 15, anche se in realtà DVO suggerisce un 7,5, però il 15 Motorex è abbastanza similare all'olio che considera DVO, quindi noi abbiamo visto comunque nel tempo che quest'olio si comporta molto bene e lo usiamo con soddisfazione perché mantiene sempre ben lubrificati i nostri steli all'interno dei foderi e soprattutto le boccole. È un ottimo compromesso tra durabilità e efficienza. È molto importante l'olio dalla parte della cartuccia dell'aria perché andrà a lubrificare il sistema OTT, che è il sistema che caratterizza le forcelle DVO, che non è altro che una molla negativa regolabile. Noi possiamo regolare la risposta della nostra forcella grazie a questo sistema OTT che ha una regolazione dal basso esattamente come quella del ritorno. Diamo una leggerissima pompata, ma poco poco, alla cartuccia dell'aria in modo che lo stelo si estenda. Si è sentito il rumore, quindi siamo a posto, in modo da poter rimontare agevolmente il piedino di regolazione. Quando andiamo a rimontare i piedini, come vedete, sono diversi, bisogna metterli dalla parte giusta perché è un errore che si può commettere facilmente. Quindi questo è quello del ritorno e va su questo lato. Ok, la nostra forcella è praticamente pronta, adesso dobbiamo soltanto pompare l'aria all'interno e rimettere la regolazione, il tappo con la regolazione delle alte e delle basse velocità e abbiamo finito. Ok, abbiamo praticamente finito, andiamo a rimettere il nostro tappo dalla parte idraulica, chiudiamo la vite e la forcella è pronta. Una verifica veloce per vedere che tutto sia a posto. Il ritorno adesso è lento perché quando avvitiamo il piedino si avvita, quindi adesso lo svitiamo, facciamo un controllo rapido. A posto, la nostra forcella è perfettamente scorrevole, le regolazioni funzionano, quindi è pronta. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa manutenzione, spero abbiate apprezzato il lavoro di Ste, quindi Ste... Perfetta, come l'ammortizzatore. Sì, abbiamo tenuta bene. Siete stati bravi. Il Pial ha fatto un buon lavoro all'utilizzo. Siete stati bravi, ce ne fossero. Quindi mi raccomando, raga, seguite i consigli di manutenzione per quanto riguarda le ore di utilizzo per un service e l'altro, anche perché riusciamo a mantenere nel tempo le prestazioni dei nostri prodotti costanti e soprattutto ci divertiamo poi di più in bici e andiamo a spendere poi meno all'atto pratico nel tempo. Se è la prima volta che arrivate qui, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se volete altri video riguardo alla manutenzione, qualche piccola chicca, e ovviamente vi porteremo anche altri video riguardo i prodotti di VO, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima, grazie mille ancora a te per questo tuo tempo dedicato alle nostre forcelle, ai nostri ammortizzatori. Noi raga, ci vediamo al prossimo video.